Zè, primo appuntamento. Fai Non vedere quando segui siamo. Real Time su canale Non ho 5. la È TV uno. attaccata da molti anni. Non lo dico per snobismo, è perché si è No, rotta no, no. l'antenna e non la voglio. Comunque, Hai ragione, hello però. boomers. Ciao a tutti ragazzi, ben Ciao. ritrovati sul mio canale Twitch. Vedete Franz, quindi c'è un ospite, e Carlo Altobelli, Toxic Basement Studio, che ci dirà che cos'è primo appuntamento. Beh, già partire che non sai che cos'è è vergognoso. Buh. No, allora, diciamo che l'unica ragione per cui avere la TV collegando quello che dicevi è real time, e poi vabbè, lo usi come Io vuoi. real time lo guardavo una volta quando ancora avevo la TV, c'era quello delle corna che era bellissimo. Ah, sì, Com'è che era si chiamava? storico, Grande sì. Arthur. Aspetta, cazzo, non mi ricordo. Alta Ho fatto un sacco di... infedeltà! Bravo, bravo, bravo. Che vabbè, Gradisci un ovviamente... calice di bollicine? Già che ci siamo, Ecco. diciamo cosa beviamo. Io ho acqua frizzante, quindi le bollicine ce l'ho. Franz, che cos'hai nel Birra. bicchiere? Sempre Cos'hai? birra. È una citazione del programma, eh. Gradisci Ah, un calice. ok. E che birra hai, Franz? È una... Mi sembra che sia della zona cuneese, adesso non mi ricordo, comunque è un ordine che ho fatto ultimamente in una di queste... 4,2. Cunesi mi immaginavo che andassero più strong con la birra, però Ma 4,2 è ce n'è molto di vari leggerina. tipi, questa in effetti è una bianca, quindi dai, ci sta. Così, visto che stiamo parlando di real time, bisogna stare leggeri e va Giusto. benissimo una bianca. Ottimo. E hai E qualcosa da bere, Carlo? ho dimenticato la Coca-Cola, quindi non ho niente, avrò un Arsura Ma a non hai posto. scordato la cocaina adesso? Bam, bam, bam. No, sto scherzando. Ma come, Franz? Hai il porta lattina di spaghetto chilled? Vediamo che la... No, non ce l'ho. Non hai il porta lattina di Non ce spaghetto? l'ho, Ai, ai, me lo fa... ai, ai. Però ho la maglietta. Ah, vedi? Ok. Dai, se non ho una cosa o l'altra. Sai che il nostro pubblico è molto esigente, che non succeda più del porta lattina, perché sennò Arthur si destabilizza e quindi non lo vuole nessuno. Allora, direi di passare la palla a Franz, abbiamo tantissimo di cui parlare. Carlo, Toxic Basement Studio, e la località dov'è che è? È a Carrate Brianza, che ovviamente nessuno saprà a parte la zona, a parte che capisci da Brianza che è in Brianza, però vabbè, diciamo che come riferimento sensato, come dicevo prima te in privato, forse può essere il Fu Honky Tonky di Seregno, che è a Sì. pochi chilometri. Comunque vicino a Monza e tra 20 minuti da Milano Nord, diciamo, come riferimento, 20 minuti da Como, 20 Mi minuti hai da messo Lecco. Carrate Brianza nella mappa del punk rock, mica male. Eh sì. E Allora. ce n'era di punk rock che veniva da qua. Io seguo più altre cose, però sì. Ha ragione. In Brianza, comunque, a parte che qualcosa abbiamo fatto Sì. riguardo ai Brianzoli, però la Brianza ha dato molto. E magari faremo anche altre puntate dedicate alla Brianza della mia Molto volentieri. generazione. Ce ne sono di figure storiche qua che ruotano in questa zona. A voi che piace il punk rock melodico. Altro che. Salutiamo intanto e Sitting Gonna Cornflake dice dita Carlo, ma lo può leggere lui di non dire cazzat. Ok? Non credo le dirà. Quella. La buona tradizione punk rock. Ma che dici? Vai, Allora, vale. No, Facciamo come. ho risposto a Sitting, eccetera, eccetera. Gli ho detto che nickname hai, vale. Ok, Valentina, dai, l'ho vista Sitting da. on a corner. Ah, Sitting on a cornflake, Ah, perfetto. Beatles. ok. Non ascolto musica hip hop. Invece l'ascolto, ma. Not too much. No, un casino. E Franz immagino abbia preparato un percorso, di solito parte dalla fine, a volte dall'inizio o dal mezzo, quindi vediamo che cosa ho preparato per te, Dai, Carlo. oggi vi racconto come siamo arrivati a Carlo. Siamo arrivati tramite questo disco Ah, e bello. tramite... Quindi partiamo dal fondo, Sì, dal quasi fondo, quasi diciamo. fondo, sì. E per poi però ci tengo ad andare agli inizi, quindi velocemente vi Ho visto dico... che hai pescato un paio di robe che mi devi spiegare come le trovate poi. Dopo arriveremo.
Allora, intervista con gli Incudine. Vi metto il link in descrizione per chi seguirà da YouTube. Così. Come spesso accade, grandi lode alle produzioni del nostro amico Carlo. E finché non sento, io non è che ci credo, no? Perché sembrava sempre il credit. Poi lo obbligavo a salutarmi, quindi sembrava la ecco. Marchettata, vedi? Cosa succede? Che praticamente lo sento e sai proprio tipo Belushi, ho visto la banda. Cioè, è forse una delle prime volte, perché io devo dire che ho un orecchio abbastanza grezzo, però è una delle prime volte che mi è venuto da scriverti. E te l'ho proprio scritto, me lo ricordo, su Facebook. Mi ha fatto molto piacere, detto, tra l'altro. Quindi assolutamente non, cioè, sai quando scrivi a qualcuno per piacere di scrivere, non, esatto, ho visto la luce, ho visto la banda, ho visto il produttore. Allora gli ho scritto e ci siamo detti, dai, sarebbe bello l'intervista. E Carlo ha rilanciato ai miei complimenti, allora vediamoci ed eccoci qua. Quindi dobbiamo tutto a Mox e compagnia. Come al solito. Come al solito, esatto, che salutiamo. E invitiamo al concerto ad Erba, che è il prossimo weekend, mi immagino. Esattamente. Sabato. Quindi ragazzi, tra l'altro Carlo, riguardo a sabato, ha un discreto record, perché nella stessa sera suonano tre gruppi nel Milanese, tutti prodotti da lui. Gli Incudine, i Cripple Bastards, che vengono allo Slaughter, sì, è vero. E ci sono anche, non so se li hai prodotti te direttamente o comunque sono del tuo giro, i Menagramo, che suoneranno. Sì, ho fatto io il disco. Quindi non so quanta gente possa dire una stessa sera tre gruppi che suonano contemporaneamente, e quindi staremo a casa, perché io non ci ho voglia di scegliere. Esatto, cioè, nel dubbio stare a casa. E niente, quindi vabbè. Ciao Cuzzo. Partendo da qua, parole su sto disco. Allora partiamo da loro. Dunque, vabbè, conoscevo Gila, il chitarrista, da tanti anni. Nice. E conoscevo Adam, il bassista, perché suonava a tempi che furono nei Maze. E avevamo fatto una o due date insieme ai tempi con i Greedy Mistress, li avevo organizzato, forse una, adesso non ricordo, quindi vabbè, con Gila ci conosciamo ancora da prima, e come si dice, Mox, vabbè, lo conoscevo di vista Cesare, e vabbè, è successo che sono venuti, doveva essere un EP inizialmente, hanno registrato questi 5-6 pezzi, hanno fatto sentire, se non sbaglio, così com'era, Devarishi, l'etichetta Dario, mio amico. Salutiamo anche lui. E gli sono piaciuti così tanto che, però, ha proposto, se non ricordo male, forse ve l'ha raccontata poi la storia, che doveva essere un full, cioè era più appetibile un'uscita come full che come EP, anche proprio come formato, commerciabilità, se per quanto si può, vabbè, comunque per intendersi, per piazzarlo in un qualche modo decente tra costi e ricavi, diciamo, non tanto per una questione di... E quindi, vabbè, forse il formato full era più sensato. Sono tornati, hanno fatto altri 4 pezzi, se non sbaglio, ed è venuto fuori questo full. Diciamo che su, diciamo, due quarti di loro era abbastanza facile, già partivo già avvantaggiato perché mi conoscevano, sapevano già. Gli altri due, Cesare, il primo impatto è, era un po' più distante come cosa, invece dopo una giornata così siamo entrati in perfetta sintonia e mi sono trovato molto bene anche con i rimanenti due quarti del gruppo. Con i vecchi. Che tra l'altro... Vai. No, dicevo, tra l'altro la curiosità è che io, perché questi due vecchi erano quelli che hanno suonato nei Crashbox nel secondo disco,
E la cosa è che io, tra l'altro, i Crash Box invece li avevo registrati per una sessione che è stata inclusa nel box set, quello della Perfod Records. Cioè, ci sono quattro inediti, se non sbaglio, dei Crash Box che avevano fatto qua da me, però non c'erano loro, c'era l'altra formazione. Sì, esatto, quindi vabbè, a distanza poi... L'altro Cesare all'inizio non l'avevo riconosciuto, ho detto... Io mi ricordo di te, tutto, poi sono saltati fuori gli altarini e mille cose, e si sono collegati tutti i punti. E ha fatto tre nomi di band franz molto diverse tra loro: Cripple Bastards, Incudine e Menagramo. Sì. E il produttore, l'abitudine che ci siamo fatti, sì, è eterogeneo all'interno della propria produzione, ma si è visto come grandi produttori possano spaziare da un genere all'altro. Per te questo, pur rimanendo in un punk oriented, non penso sia assolutamente un problema, hai dei limiti? No, ma non è solo semplicemente punk oriented, nel senso che ho fatto anche roba più acustica, nel senso di diciamo, i Menagramo sono perfettamente acustici, includibili in quel filone, però diciamo hanno un approccio un po' più punk anche come tipologia, quindi vabbè, a grandi linee possiamo farle rientrare comunque, però mi è capitato di fare anche roba un po' più tranquilla, se vogliamo dirlo, come ho fatto roba molto più estrema, cioè ho fatto anche diversi dischi death metal, gore grind, brutal, insomma. No, io non ho fatto, vabbè, musica classica per motivi anche di tipologia di studio, ma se avessi la possibilità di avere una stanza più grande e qualcuno che si offrisse per, cioè mi proponesse il lavoro, lo farei, nel senso non ho assolutamente... Non hai... No, anche perché Fatto, perfetto. Ci arriviamo, fermi tutti. Fermi tutti. Franz, ripasso la palla. Fatto anche quello. Allora, per arrivare allo studio, dai, facciamo un rapido flashback e passiamo a quello che penso sia il tuo primo gruppo, correggici se sbagliamo. Primo gruppo, sì. Primo gruppo, seconda uscita, quella. 7 pollici split. Allora ragazzi, Long Dong Silver, gruppo che ha infiammato i palchi milanesi con questa miscela motorediana. Ci vedo un anche Black Sabbath, un po' Dead Boys. Allora, dal vivo una bomba e era un periodo quello che erano i primi... Era, allora, io ho suonato con loro nel primo EP, che è quello omonimo, aspetta. E in quello lì, e da quella sessione era uscita anche una compilation sempre su Scary Records, erano tre pezzi che avevamo fatto, ed era 2002-2003. Ragazzi, questo qua, questo è una bombissima. Però è stata la mia prima registrazione come batterista, però, cioè non dalla parte di, non come professionista, ma come... È un cazzo o una pallottola? È un vibratore. Ok, allora metti giù Franz, che può dare dei problemi. Così. Allora, guardiamoli dietro. Guarda, ci sono io a 17 anni lì con la maglietta dei Venom. Fa vedere. Voilà. Guarda, eri giovanissimo, veramente. Guarda che roba. 17 anni. E questo qua sotto è il cantante Samu, che era una bomba. Gran gruppo, recuperateveli, perché... Bello, belli ricordi di quelle pile. E avete registrato, hai registrato tu il secondo? No, musicista, ok. Se tutta quella roba lì era ancora un periodo precedente, però quel disco che ha tirato giù per motivi di censura è stato quello che mi ha... Questo? Ecco, bravo, giralo così. Aspetta, si erano ducizzati, ecco, così va meglio. Quello è stato quello che... Vabbè, la mia prima esperienza vera di gruppo, diciamo, serio, così, è stata anche la cosa che mi ha avvicinato al mondo della registrazione, nel senso che
all'epoca, vabbè, ero piccolo e ecco, quello non è... Questo si può vedere tranquillamente. Quello si può vedere, esatto. Aveva registrato Grunt, quello degli Instant Plastic Park. Sì. Appunto all'Avatara. All'epoca registrava un sacco di robe lui e gli ho scritto molti anni dopo, di quando ho iniziato poi a lavorare seriamente, l'ho ricontattato perché, vabbè, è stato lui un po' la fiamma che mi ha fatto... Perché vedevo lui lì che toccava, faceva cose, girava a manopole cose e mi piaceva. E ho detto, secondo me, cioè, voglio che quello... Cioè, vorrei che come opzione, ipotesi, diciamo, come piano A, quello lì. L'iter com'era all'epoca? In che senso? L'iter per poter diventare un fonico, corsi e vai guarda, da qualche parte. Non c'è nessun tipo di regolamentazione, regolarizzazione, non c'è. Nel senso, l'unica cosa che esiste è una partita IVA con la posizione che ho. Però il resto non esiste niente, nel senso che puoi fare corsi come puoi fare... In realtà la vecchia strada era inizi a portare il caffè, guardi, fai sui cavi, poi vabbè, quando c'era il nastro facevi su... Questo si parla ancora di prima. Quando c'erano le bobine. Quando c'erano le bobine facevi sulle bobine, poi diventavi il tecnico, poi iniziavi a sistemare le cose, a mettere i microfoni, poi dipende, potevi fare o registrare... O produrre e registrare o mixare, poi si sono divisi i lavori, poi però vabbè, diciamo che dagli anni, fine anni 90 così, boh, io ad esempio ho seguito un ragazzo che faceva questo lavoro, poi lui ha mollato, è andato verso altre strade, ho fatto un po' con lui, poi ho iniziato con dei gruppi a registrare, avevo la cantina della casa dei miei genitori, di mia nonna, per quello si chiama basement, poi adesso non lo è più, però è accanto alla cantina che ho usato e quindi è rimasto quello. Ci ero affezionato, era un nome di fortuna, era tipo il primo disco dei Greedy Mistress, che è stato il gruppo successivo, dopo. Quello con cui ho suonato, torneremo dopo. Avevo sta cantina, ho detto ragazzi proviamo a fare questo e... Legit. Giusto. E ho dato questo nome estemporaneo e poi un annetto anno dopo... questo così lo collochiamo un inizio. Sì, allora diciamo che questa è la preistoria perché non era ancora lavoro, io stavo andando all'università, ho fatto un altro percorso, ho fatto sociologia, il mio piano B eventualmente era fare giornalismo e il piano A era questo, quello dello studio. Poi diciamo che, vabbè, saltuariamente facevo queste sessioni, così ho fatto un po' di gruppi della zona, poi suonando anche tanto, 2006 più o meno, che ho fatto il primo disco, questo disco di Greedy Mistress, che non ho registrato io, ha registrato questo ragazzo che mi ha insegnato... Che seguivi. Sì, e poi da lì, diciamo, da lì fino al 2009-2010, tra 2009 e 2010 è stata una cosa saltuaria, così appunto poi c'era l'università, c'erano altre cose, e poi sapevo di questa possibilità, di questo edificio adiacente alla casa mia che mi dovevano mettere a nuovo, ho detto vabbè proviamo a fare questa cosa, se va bene la faccio diventare una professione, se va male fra un anno... Vi rilascio le mura e tolgo il disturbo e sono ancora qua. Qual è stato il tuo turning point? Il momento in cui hai detto ok, apro la partita IVA? Perché io ho fatto la triennale e poi ho iniziato a fare la specialistica da studente lavoratore. Quando sono diventato lavoratore studente, che è il contrario, quando superi il 60-40% tra le ore che puoi dedicare, ho iniziato a capire, poi insomma da un weekend al mese, due, poi si riempivano i giorni, poi 2010 diciamo è stato il vero momento che ho detto ok, poi c'è stato il sodalizio con FOD Records e un po' di cose, da lì insomma è cambiato un po' tutto. Quindi se devo dire un anno, 2009, a cavallo tra 2009 e 2010, che è stato anche poi quando è uscito il disco, diciamo,
più fortunato del mio secondo gruppo Greedy Mistress, che appunto ho prodotto qua io. È stato un po' un biglietto da visita per mettermi, perché diciamo che fino a quel momento ero arrivato con produzioni, diciamo, scarne, ma non nel senso di dare un giudizio di valore alla cosa, scarne nel senso poche sovraincisioni, roba abbastanza veloci, così. Quindi mi si conosceva per una tipologia di lavoro, con la possibilità di lavorare sul mio gruppo, nel mio studio, poter fare delle sovraincisioni in più, fare un suono un po' più orchestrale, strutturato e tutto. Ho potuto dire, ovviamente nessuno mi dava magari questa possibilità di dire ti do 7 giorni, cioè mi chiamavano, dicevano dai 2 giorni facciamo su tutto, 3 giorni, legittimo, nel senso... Era già tanto quanto la quantità di gente che mi contattava quasi dal nulla, cioè comunque, quindi già ero colato. Però appunto questo mi ha permesso di dire, cioè per il gruppo è stata una figata, perché vabbè, ci ha permesso di suonare tanto in giro, fare tante cose, mi hanno fatto 2 o 3 anni veramente belli, e per lo studio è stato un biglietto da visita, quindi è simbolicamente una cosa importante Carlo, ho visto che io i Greedy Mistress non ce li ho. Qua l'ho recuperato io. Ottimo. Ecco qua. Benissimo. È una continuazione del Long Dawn Silver o è proprio altri membri? No, non c'entra niente, anche se Bengala, il bassista del Long Dawn Silver, per un breve periodo, siccome il nostro bassista, diciamo, storico non poteva suonare per gravi problemi in famiglia, ci ha tappato dei buchi, diciamo, quindi c'è stato comunque un legame, però no, assolutamente non c'entra nulla. È stato proprio una cosa, anche vabbè, come musica è diversa, molto più vicino all'hardcore californiano degli anni 80, versione un po' più modernizzata, se no neanche poi tanto, nel senso non con suoni metal, però neanche con suoni un po' così. Allora non lo comprerò, Carlo. Sto scherzando, eh. Non ti piace quella roba? Sì che ti piace, sì. E no. Come si dice? No, beh, è stato... No, è proprio uno spartiacque diverso, poi anche perché... lì è iniziato il mio periodo, cioè con London Silver, vabbè, sono arrivato con un gruppo praticamente con loro tre che funzionavano come gruppo di amici, anche nel senso che erano, cioè è stata proprio una cosa, il gruppo si è formato dopo un viaggio che avevano fatto tra di loro un'estate, era proprio una cosa, io arrivavo da tutt'altra situazione, ero più piccolo di loro, e sai, insomma eri il membro l'ultimo arrivato, quello che prendeva i coppini. No dai, sono stati molto carini con me loro, poi mi hanno insegnato indirettamente, così guardando loro come funzionava, cioè fare un gruppo con progettualità, che è quello che ho sempre voluto fare. E poi vabbè, appunto con i Greedy Mistress ho avuto la possibilità di dire ok, quello che volevo era principalmente scrivere i pezzi, a me la cosa che piace di più nel gruppo è comporre e realizzare, cioè strutturare la cosa. Motivo per cui poi sono andato anche nel lavoro, sai, non è poi che casca tanto lontano la cosa. E quindi stai facendo un assist a una domanda, nel comporre, quindi fai anche produttore. Ecco, e quindi questo, come approcci il lavoro di produzione e arrangiamento con le band? Allora... Perché immagino che avendo un target molto ampio, e sia diverso, quindi allora la band arriva e puoi fare solo studio o anche produzione studio, immagino sia sì, allora, due pacchetti, oppure chi arriva con il loro produttore? No, non lavoro con gente esterna, io lavoro, cioè nel senso, o faccio io produttore o è uno del gruppo se vuole produrre, o coproduciamo, o tante volte considera che
è un po' fumosa la questione del produttore, si sa, sì, non sì, si sì, sa. Sì. Diciamo in certi livelli assolutamente è molto fumosa, che non si capisce bene o male all'interno della band le dinamiche strane che c'hanno, però se una band al produttore quindi no, come no, non, okay. No, perché solitamente mi contattano per, cioè già perché vabbè sanno come lavoro, la tipologia di suono di prodotto è brutto da dire, però vabbè, per renderli idea. Sì, 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 suona perfetto. Quindi, no, solitamente, allora, la questione è, no, tolta la roba del no produttore esterno, è una cosa qua, non ho neanche, più delle volte magari è anche, prendi il fonico esterno, il tecnico del suono che lavora con, o magari il produttore è uno del gruppo, così, però comunque questa cosa io non la offro in studio, me ne occupo io, o se ne occupa uno del gruppo, però tolta questa parte, la cosa che hai detto del può essere da tutto a niente, esatto, cioè proprio è così, nel senso che sta un po' a capire, perché alcuni ti dicono effettivamente guarda, mi piace quel disco lì, vorrei che seguissi un po' la cosa, che stessi un po' a seguirci e starci un po' addosso su questa cosa. Altri arrivano praticamente che funzionano da soli, quindi... E quando non funziona, quindi devi fare proprio il ruolo di produttore e la band arriva già con delle demo e dopo, una volta che hai delle demo o delle preregistrazioni, e tu arrangi per conto tuo con loro? No, arrangiamenti non cerco di non fare, nel senso... Voglio che sia il gruppo che arrivi già con delle idee, dei demo se servono, se no, se non servono, una linea di massima, anche una roba registrata al cesso con la chitarra e basta. Mi è capitato più volte e abbiamo tirato comunque fuori gli dischi senza problemi. Sai, a un certo punto bisogna capire, è che a volte ti dicono no, è tutto, abbiamo tutto chiaro, così poi si arriva qua e si capisce che certe cose, quindi cioè, non è che puoi andare a gamba tesa e dire vedi che non sai fare un cazzo, te lo devo fare io, adesso sto estremizzando il concetto. Sì, 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 certamente, per capire. Però effettivamente magari ti passano un po' il testimone di dire... Però, come la vedi? Bene, bene. No, io guarda, ti dico, io dico sempre, ci sono solo... Due questioni, due situazioni in cui c'è il problema, per il resto più o meno si riesce sempre a trovare una quadra. Una è perché io preferisco che ci sia comunque una o massimo due persone che decidono, ma non è una questione di leader, non leader. No, ma è nella vita in generale, no. Che se uno mi dice la sua succede un casino. Non si capisce niente poi dopo, proprio diventa difficile, però diciamo, individuato quella figura... che può essere una o due, comunque chiamiamola figura come entità, che non ha le idee chiare, nel senso che mi è capitato, è un esempio che faccio spesso, ma è successo, che mi hanno chiesto, voglio una chitarra distorta, a manetta, ma pulita. E ho detto, what? Che cazzo vuol dire? e lì devi capire, oppure voglio una chitarra piena, ma cristallina, e cioè sai le due cose, e allora lì si inizia a fare l'esempio del colore, cioè non puoi volere il blu e al tempo stesso volere il marrone, non funziona la cosa insieme, quindi da lì il problema è che in quei casi lì, se però non si riesce a quagliare, poi dopo diventa un problema, perché si tira avanti, se sono io comunque che devo mixare, poi dopo si delega alla fase di mixaggio, però poi le decisioni che sono state prese in registrazione non erano chiare a tutti, e questo è un caso. L'altro caso problematico è quello arriva quello che ha il cugino che fa il lavoro. Che sa tutto. quello è davvero un problema, però vogliamo una zampogna distorta. È successo davvero. Vabbè, dopo ve lo racconterò perché c'è... No. come si dice? Stavo dicendo il problema appunto quando... Del tipo col cugino genio. col cugino genio...
cosa fai? Cioè, devi andare a, in quel caso devi andare a gamba tesa e dire ok, mi è capitato poche volte, grazie a Dio, passando un po' gli anni con qualche lavoro a in parte più, nel caso che mio cugino Steve Albini, allora dici ok, signor Albini, chiami il cugino. Allora fa, che lo faccia il cugino, basta essere chiari, nel senso basta essere schietti e dire ok, no, è che magari un po' con gli anni si dice ok, hai affidato a me la cosa, o la fai fare a me, oppure questo è il computer, se sei più bravo te. Diciamo che è rara come cosa, però succede, e quello è il caso difficile da produttore. Numero difficile uno. Ancora è quello il numero uno, quello dell'eterno indeciso. Per il resto, guarda, si trova sempre, guarda, sarà banale la cosa, ma se c'è un'atmosfera giusta in studio, così poi i ruoli si stabiliscono anche abbastanza facilmente, se si capisce che cosa si vuole, come si vuole sì, fare. Sì, anche perché le band hanno la loro dinamica, fondamentalmente, anch'io sono stato tanto in studio, ho visto tante band in studio, fondamentalmente c'è uno che tira la carretta e gli altri che sono lì per fare la parte di basso, e anzi se la fa l'altro non gliene frega un cazzo, è molto più spesso così del solito, e cioè gli altri seguono, stanno lì, si godono e fumano le sigarette. Ma sì, no, ma poi guarda, ho fatto appunto i due casi estremi per far capire quali sono i problemi. Tutto il resto, diciamo che sì, una quadra si trova. Quindi il produttore può essere quello che dice solo magari se aggiungi questa quarta chitarra, ne già anzi questa quinta, ne hai già fatte tre uguali, facciamo che non serve. Come può essere, qua cosa faresti? La magari tendenza è a overprodurre oppure a rimanere minimale. Immagino che le mode, soprattutto nel tuo lavoro, è il lavoro più soggetto alla moda, perché il suono cambia ogni 2-3 anni e c'è un suono completamente diverso. In questo istante, quindi fotografia 2022, la tendenza qual è? Quella alla iperproduzione? O perché qualche anno fa mi sembrava fosse ritornato molto il minimalismo, adesso lo vedo in difficoltà e sento produzione già più piena, ma nel giro di poco tempo, Ma guarda, sai che bisogna andare sui microgeneri in quel caso lì, perché proprio là, ciao! Ecco. Grande, sto mixando il tuo disco. Stanis o Corpo Estraneo? Corpo Estraneo, nuovi pezzi. Tra l'altro li ho visti sabato scorso, bomba. Spero che sono fighi, veramente fighi. Totale. Tutte e due le band di Cicco, totali. Sì, è vero, ho sentito gli altri proprio, ho sentito un pezzo proprio mentre stavamo facendo l'ultimo giorno di sessione di voci con quel Corpo Estraneo, è bello, bel pezzo, ho sentito la canzone, quella col video. Stanis. No, comunque... Microgeneri. Diciamo che, sai, dipende molto, è ciclica, dipende anche... Però, ad esempio, se dovessi fare una percentuale qua... Allora, io personalmente preferisco fare multitraccia, però magari arriva poi anche il gruppo che fa la presa diretta con poche cose, poche sovraincisioni... io personalmente non sono contrario cioè non sono né per una direzione né per un'altra, per quanto di sovrapprodurre poco, cioè diciamo che l'importante è capire qual è il limite che richiede il tipo di gruppo, così, e il tipo di suono che si vuole ottenere, perché se vuoi un suono scarno, come stesura del brano è semplice, e ci metti 8 chitarre, fa ridere, nel senso non funziona, come se fai, non so, un gruppo brutal e ci fai il coro degli Alpini con 9 voci sotto, fa ridere, forse una voce basta, 2 voci bastano in alcuni punti, e farti una media, un numero così non ti saprei dire, diciamo che, no beh, esagerazioni di 200 chitarre, cose non mi capita, anche perché poi a me piace prendere alcune decisioni subito, cioè tipo, magari non, è un modo di lavorare, ognuno ha il suo, c'è chi dice delego poi o a me stesso che mixerò o a chi mixa la decisione poi di dire queste chitarre sono troppo, ne tolgo 2, per dire, faccio l'esempio delle chitarre perché è quello più lampante, potrebbe essere anche quello delle voci, che sono diciamo i 2 punti, sì, nessuno o pochi registrano 2 bassi,
Mi è capitato contrabbasso e basso, doppio basso, no, però magari non so altre cose tipo tastiere o cose, però diciamo che andiamo lì, sono le chitarre la cosa, il grosso del non mi capita di fare veramente 200 cose, però appunto io dico, abbiamo sto pezzo, vuoi fare un'armonizzazione, decidiamolo adesso, perché poi almeno io quando mixo, se devo mixare io o chi deve mixare, prende delle decisioni che riguardano il mix e non la produzione. C'è chi produce mixando anche, io durante il mix ci metto sicuramente una parte creativa e non solo tecnica, quasi tutti lo fanno, mi auguro, ma credo proprio di sì. E quindi, boh, diciamo che si taglia abbastanza da sola la cosa, cioè si risolve al momento. Cioè... Domanda provocatoria in passant. Va molto di moda far mixare e poi il passo successivo masterizzare negli Stati Uniti, in Svezia, in Olanda, in Sudafrica, in Giappone, eccetera. Allo stato attuale ci può essere... Cioè, sembra quasi che avere l'esotico, sì, perché devi capire Kant, l'abbiamo fatto mixare in Svezia, testi cazzi. Però vedo che è una cosa che le band si vogliono molto riempire la bocca dove sono andate a mixare o masterizzare. Però se sembra più che faccia, e c'è scritto ben grosso nei comunicati stampa che mi arrivano, mixato in Svezia, mixato in che tanto ci arrivano nel Franco, e quindi... è una cosa esotica per sentirsi un po' sto cazzo o funziona? Te l'ha detto proprio fuori dai denti, mi aspetto una risposta fuori dai denti. No dai, non puoi, sono un professionista, se mi stai chiedendo una roba a livello professionale non posso. Se vuoi te lo dico a telecamere spente. Ok, poi. Risposta dai, democratica dopo. Di Andreotti. No, però non è vero. No, comunque c'è da dire che a livello di agenzia stampa, cioè ragionando anche dalla parte, diciamo, di chi fa il disco, lo fa uscire tutto, magari un nome, una certa cosa, ti dà una... Cioè, tu prendi anche il nome, comunque, oltre che il prodotto. Poi, funziona, non funziona? Beh, teoricamente se lo puoi fare a uno... Per te, Franz, funziona quando vedi questo comunicato? A me mi crea delle attese e poi se poi dopo il disco mi fa cagare, mi girano anche più le balle. Per te, Franz, come funziona? Sono d'accordo con te. C'è sempre il rischio di com'è che si può dire? Over hype. Sì. Ha ragione comunque Carlo che cioè, è il lavoro poi dell'ufficio stampa, quello di... Cioè, alla fine è vero che se leggi Sunlight sai che è quella roba lì. Cioè, probabilmente... sensata come cosa, io li posso capire. Cioè, come... cioè, c'è da dire che alcune etichette, vabbè, forse è un discorso di etichette più grosse e funzionava più un tempo, però c'era la cosa di dire l'A&R o comunque chi gestiva il budget della cosa diceva tu... ti scegli quel produttore perché ti dà quello, lo facciamo mixare a quello perché ti dà quell'altro, lo scriviamo dietro e sicuramente la qualità, perché la visibilità anche all'estero, forse, cioè c'è anche questo discorso, non lo so, No, sei talmente inflazionata, Franz, che Però hai ragione, sono d'accordo con te. Poi figurati, io con gli uffici stampa, sei come... Te ne arriverà poi tramite la disc, probabilmente più roba a te, e tanto sai quanto calcano la mano su dove è stato mixato, masterizzato, tutto, cioè sì. Proprio tanto le cose su cui fare la narrazione sono poche, e quella è fondamentale adesso. È una di quelle, certo, è vero. Ne proporti un disco. Sì, io li capisco, però, cioè, nel senso, è perfettamente sensata come cosa, alla fine, appunto, come stai dicendo, di cosa vuoi parlare, di chi ha fatto la copertina, di chi ha fatto, a livello, diciamo, di pacchetto. Poi, i contenuti, se uno vuole approfondire, perché poi bisogna vedere se stai rilanciando la notizia, stai facendo la recensione, come la stai facendo, se rilanciare l'agenzia stampa, aggiungendoci due frasi, o invece se l'hai sentito, certo. Però. Assolutamente, hai ragione. Quindi non mi sento di... No, vabbè, la cosa in questo caso avrei detto in altre occasioni, te lo diciamo a telecamere spente, magari di recente mi è stato detto, questo c'è un'etichetta che pompa tanto i dischi in mastering e fa cagare, non faccio nomi, dopo ne parliamo, ne abbiamo parlato dopo. Avevamo tutti ragione, abbiamo detto il nome al 3 e abbiamo detto tutti lo stesso nome. Ipotesi in chat, ragazzi! metal però, roba metal.
Ok, allora, no. Abbiamo messo all'aria, abbiamo detto no, 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 no. E comunque, tanto non risponderò mai io. Ok. E no, comunque, no, in questo caso davvero io capisco come scelta la cosa. Poi che sia funzionale o non funzionale, non lo so. Poi mi viene da dire, i soldi sono del gruppo, quindi, o del gruppo di chi per loro, quindi se valutano che questa cosa... Sicuramente, qualitativamente, non vanno a prendere il cugino, almeno spero, a meno che appunto il cugino sia... Almeno quello. Almeno quello che è il cugino Steve Albini, ma quanti cazzo di gruppi deve avere il cugino di Steve Albini? Era tanti parenti. E no, quindi, ci sono io per giudicare, no, però okay. Sì, penso che ci sia ancora, penso, no, lo sapete, c'è questa tendenza comunque di buttare fuori anche il nome, la cosa di chi ha fatto cosa. Carlo, ma quando hai iniziato, cosa c'era nello studio? Cioè, quanto ci hai messo? Cioè, avevi un piano riguardo la strumentazione? Cioè, nella tua testa, come vedevi? Visto che hai detto una cosa carina riguardo ai Long Gold Silver e al fatto di vedere un gruppo e il suo futuro in qualche maniera. Quindi immagino che quando hai pensato, ok, questo è il mio lavoro, non hai pensato solo a lo faccio, hai pensato anche... No, hai pensato anche appunto a cosa comprare, cosa avevi, cosa insomma, e immagino che non è una roba un giorno per l'altro, quindi no, anche questo no, è... no, allora c'è da dire una cosa, sono capitato in questo lavoro in un periodo giusto per una tipologia di investimento più alla portata della persona indipendente singola. Non la società, la compagnia, il gruppo di investitori, o come dir, sì. Che dir si voglia, perché vabbè, innanzitutto si sono abbattuti un sacco i costi di realizzazione di uno studio, di produzione dall'altra, cioè sia dal lato cliente che dal lato domanda, dal lato offerta. Perché vabbè, c'è la possibilità effettivamente in questo momento. Più di quando ho iniziato io, che effettivamente ti basta un portatile e una scheda audio decente, e 8 microfoni e più o meno più che altro lo spazio, magari un problema, magari la batteria, proprio in questioni acustiche, non solo sì. Di rottura di cazzo dei vicini o di spazio proprio fisico della cosa. Però diciamo che a me, lo dico contro il mio interesse, però mi arrivano dei demo fatti con computer e cose che certe volte suonano meglio di roba che mixa il cugino bravo. E quindi però vabbè, appunto, tornando alla mia scelta, vabbè, io non parto con non ho un portatile o un qualcosa di più, vabbè, ho una buona apparecchiatura, però diciamo che non c'è più la necessità stretta dell'analogico, anzi adesso in questo momento ci sono addirittura studi grossi, produttori molto grossi o tecnici di mixaggio grossi che vendono anche su reverb.com, vendevano roba loro, outboard vari, compressori e cose storici che sono lì, non se ne fanno più niente, perché costa più tenerli accesi che... La bobina ce l'hai? Ce l'ho, ma infatti non l'ho avuto... Vedo lì infatti che... Ecco, c'è chi chiede la bobina adesso. Anni fa c'era il periodo di Albini. C'era il periodo di Albini, quindi tutti avevano scoperto l'acqua calda dell'analogico. Poi, salvo poi scoprire, cosa che diceva anche lui, ma che dicono tanti che lavorano con l'analogico, è che per anni si è lottato per far suonare l'analogico pulito come il digitale, quindi con tutti i problemi di una calibrazione di una macchina così. Macchina 24 piste che comunque devi fare il bias, quindi vabbè, non vado nel tecnico, però comunque calibrare, far suonare in maniera lineare, insomma si è arrivato a un punto che il suono era così cristallino, poi è arrivato il digitale e tutti hanno detto non suona, effettivamente all'inizio soprattutto con alcune tipologie di convertitori il suono era un po' freddo, un po' distante così, e si è iniziato a prendere l'analogico e farlo suonare di merda, cioè proprio. Quindi dici, è per farti sentire che
sto registrando con la bobina. Ho detto grazie al cazzo, però non è che devi farlo suonare come se registra, a meno che tu lo voglia fare, però cioè sembra come quel periodo che andavano di moda le macchine fotografiche, lo fai quelle giocattolo. Sì, sì, la lomografia. La lomografia, che bellissima cosa, nel senso, però cioè devi per forza far vedere i bordi neri alle cose e tutto, la sfocatura, cioè più o meno è un corrispettivo sensato come... E se proprio vuoi un po' di sfocatura c'è il filtro Instagram che lo metti in un secondo, se proprio vuoi... C'è anche qua, volendo, appunto, ma non... No, però... Immagino che poi i costi siano esponenzialmente più alti. Ma ormai le bobine, cioè a parte che ci sono solo due fabbriche che fanno ancora le bobine, sì, proprio il nastro di per sé, ma proprio c'è un tipo di mercato non per tutti. Io ad esempio lavoro ibrido, mezzo digitale, mezzo analogico, alcune cose le uso in analogico, alcune cose le uso in digitale perché mi trovo bene, penso che sia la cosa migliore. Ad esempio trovo anacronistico stare a editare nel 2022 col taglierino come nastro. Cioè, nel senso, anche qua ci sono stati 50 anni di lotte per trovare un modo. Adesso hai un software che ti fa click e se sbagli, soprattutto, puoi tornare indietro. No. E la cosa di dover tagliare è sbagliato e parte la bestemmia e non puoi più tornare a quello che avevi fatto. Oltre al fatto che adesso non si ha più tutto quel tempo per registrare, nel senso, i budget sono quelli che sono. Si gioca sempre più al ribasso. E scelte, quello che gira è quello, le vendite sono quelle, anche se questo periodo forse un po' meglio di quando ho iniziato io, che era completamente defunto il vinile. Adesso... Ah, 2010, sei proprio arrivato quando 2006. Ha cominciato la sua... 2010, 2009, è cominciata la crescita, che poi è stata esponenziale. Tu pensa che sono stato uno degli ultimi giorni di chiusura con Giulio per delle uscite FOD, nella stampa... Giulio Cripple Bastard, per chi non l'aveva per scontato. Sì, hai ragione, scusami. Siamo stati alla fabbrica Microvat, quella che c'era qua a Vimercate, che è una fabbrica storica, ed era tipo l'ultimo giorno di uno degli ultimi giorni di chiusura, e il tipo diceva, cioè, io vendo le macchine all'estero, mi faccio la pensione, è finito lì. Cioè, stampava, ormai era arrivato a stampare 100 dischi al 300 dischi al mese, 500 dischi al mese, capisci che... Cioè, adesso hanno, infatti ho visto che tra l'altro è nata una nuova fabbrica qua in Italia, ho visto in Veneto. Sì, ho visto che è nata una nuova fabbrica, cioè adesso chi si mette in questo business ha lavoro, perché non stanno dietro a stamparli i vinili. No, ormai i tempi d'attesa sono proibitivi. Carlo, andiamo a bomba sul prossimo argomento che introduco con questo. Bello. Aspetta, però... eccoci. Allora, forse non tutti sanno che è un grande appassionato di... Rappete. E forse non tutti sanno che il nostro Carlo, sotto... Ma come l'hai trovato? Qui adesso me l'ha dato questa persona. Aspetta. Ah, Massi! Ma grande Massi! Che ringraziamo! Grande, ecco perché! Me l'ha dato just in time! Pensa che ho solo una copia, ho solo la mia copia di quello, quindi... Non saprei trovare altre copie, ma probabilmente qualcuno del gruppo ce l'ha, visto che eravamo in 8. Allora, questo è il progetto hip hop, appunto, tutti mascherati, fighissimo. Allora, tu sei questo di qua. La signora Rossi. Come si chiama il progetto? Così chi lo sente, anche chi lo sta ascoltando, Bucacche? Si può dire? Sì, sì. Questo sì. Tanto non ci sono robe zozze. Ma lì era, guarda, quel disco lì era un pretesto per poter fare finalmente delle produzioni rap, perché il disco l'ho prodotto io, che nel linguaggio rap vuol dire fare, che però è diverso da fare solo i beat. Sì, fare i beat e basta vuol dire fare il beat, cioè preparare la base e poi chi c'è. Io ho fatto produttore anche nel senso classico del termine, cioè ho fatto i beat e ho seguito tutta la fase di registrazione.
E vabbè, era un pretesto per poter lavorare un po' con i campionatori, giocare un po' con altre cose. Ci sono un po' di sample presi da varie cose, diciamo un po' più classiche, alcune le ho risuonate io e le ho campionate poi, suonate e ricampionate. È divertentissimo, ragazzi, molto old school, cioè di quel tipo di produzione, una... sampling, secondo me. È stata me. Una delle robe più divertenti che ho fatto, 2010, tra 2010 e 2011, poi è uscito nel 2011. E, vabbè, era una specie di, se posso dirlo, una specie di super gruppo, nel senso che eravamo, vabbè, io, Massimo. O come dice il buon vecchio Arthur, il Wu-Tang della Brianza. Sì, che poi vi siete sciolti, però vabbè. Non è, sì, non è mai esistito in realtà il gruppo, Mai suonato vivo? Abbiamo fatto un live in quattro, tra cui c'era anche Massi. Allora, perché eravamo io, il cantante dei Greedy Mistress, il mio gruppo, appunto. Poi c'era... vediamo chi potete conoscere, no, vabbè, il batterista che era batterista dei Swinage ai tempi, questo gruppo emo post-punk molto figo della zona, post-hardcore della zona di Como, e vabbè, gli altri no, non penso, Giovanni dei PS Pigs, questo gruppo hardcore marcissimo degli anni 90 di Milano, gli altri vabbè, non penso... Uno è un fotografo, uno è un grafico. Vabbè, comunque ho messo in piedi questa cosa. Poi io ho fatto anche subito dopo un continuo come la signora Rossi. Signora Rossi. E lì hai suonato, hai collaborato anche con Chef. E quindi... Con Chef Augusto. Sì. Sì. Aveva fatto un quindi video. C'è stata l'entrata proprio nel il riconoscimento nel mondo hip hop. Sì, gli avevo scritto. Gli avevo scritto. C'è stato, quindi? Sì, sì, subito, fa ok, va bene. Era un bel progetto la cosa, solo che poi io il disco l'ho lasciato lì, fermo, nel senso che avevo finito tutto, ci sono un po' di featuring appunto dei Bukkake, c'è quest'altro featuring. C'è su Bandcamp, se sì. Dopo magari lo mettiamo. Okay. Lì era molto figo la parte della produzione, perché se nel disco Bukkake era più sampling di roba, diciamo, un po' più... facile da trovare, erano classici proprio. Qua era roba un po' più oscura e roba un po' più... Alcune robe le avevo risuonate, cioè avevo suonato la stessa roba dei campioni, l'avevo risuonata io. Poi ci sono delle parti di batteria che ho suonato proprio io, le ho campionate, le ho riquantizzate. Cioè hai creato il beat da zero? Sì, ho fatto da proprio il beat, parti di basso, così. E quindi a livello di strumentale... È ancora, secondo me, ancora più soddisfacente di Bukkake. A livello vocale, faccio cagare come autopromozione, non sono molto contento delle mie parti, mentre sono molto contento di featuring, quindi l'ho lasciato lì. Poi l'anno scorso ho ricominciato a fare roba rap, soprattutto con Pavel, che è quel ragazzo che canta e suona la batteria nei Crisis Benoit, il gruppo quello di Bologna, che fa grind ispirato al wrestling. Sì, sì. Che sono e lui anche fa anche hip hop? Lui fa rap, sì. E ha registrato da me il disco, gli ho fatto un paio di beat sul disco vecchio. Adesso abbiamo appena finito di fare il disco nuovo, che uscirà l'anno che viene, e gli ho fatto la metà dei beat, glielo ho fatti io. Quindi, ecco, prima si parlava di mode, eccetera. E andando in un genere come l'hip hop, che è quello che forse ne risente di più delle varie correnti e del suono del momento, com'è approcciarsi? Non lo so, nel senso che io l'ho fatto per i cazzi miei completamente, infatti anche tipo l'unico concerto che cioè abbiamo fatto... È proprio un attimo che suoni vecchio, che suoni fresco... Ma sai che ho... Allora, da fruitore, diciamo... Ho notato che in Italia, ne parlavo con questo mio amico che suonava nei Holocaust, che è il gruppo che aveva fatto con Chef Ragù un po' di anni fa, e mi raccontava anche lui che ha notato che questa cosa del boom bap, quindi questa roba degli anni 90, adesso suona un po' esotica come cosa e quasi sì. Affascinante, perché suona, cioè, era sì. Una suona roba vecchio, nuova. Suona vecchio fresco. Sì, e quindi un po', infatti quei due o tre beat che già fa live Pavel, che sono più su questa falsa riga, dice che comunque
sono quelli più ballabili, se proprio vogliamo dire. Lui va più su una roba, su una scuola drill francese, un po' impegnata, politicizzata, un po' scura, così. Io gli do la parte un po' più soul, più jazzy della cosa. Perché adesso lo senti proprio a maniera epidermica, una roba quando la senti che è già passata, ma pur non ascoltando proprio il genere, però essendo quasi che ti sbatte contro dai social, eccetera, anche da TikTok, da YouTube, eccetera, quando qualcosa dici, cazzo, ma suona ancora così questo? Oppure un pezzo dell'anno prima dici, minchia quanto fa 2020, però assolutamente. Ma sai una cosa, tra l'altro, io quest'estate sono stato a New York dopo tanti anni, e ero a Queensbridge, il famoso quartiere. Da dove escono... Tra l'altro dove sto sempre io quando vado a New York, Queensbridge. Davvero? Ah, sì. Dai, è comodo. È comodo perché sei lì e in 12 minuti, non ci devo mai andare a Times Square, però in 12 minuti sei vicino a Queensbridge Station e paghi la metà, quindi cioè, mi sembra logico andare nel Queens. Poi il quartiere è strano perché mezzo ghetto, mezzo alberghi, fighissimo. Esatto, cioè proprio io ero proprio nello spartiacque, dormivo, dall'altra parte c'era i famosi block dei project famosi. Ah sì, è dove ero io, tanto gli alberghi sono quelli. Quelli. E dall'altra parte c'è la zona nuova praticamente, tra l'altro hanno un parco bellissimo, cioè la zona è veramente bella. E comunque la curiosità è che dalle macchine non c'è più quella musica lì, c'è anche lì quella che fa 2022, non c'è più quella. No, pure lì. E le magliette dei gruppi storici le trovi a Manhattan dei bianchi hipster, sì. Non le trovi, cioè se cerchi una maglietta Wu-Tang Clan o Mobb Deep o quello che vuoi, anche Nas, le trovi, c'è là il bianco che va a fare shopping in centro. Cazzo, siamo vecchi. Tra l'altro una tip per chi poi si troverà a Queensbridge, se volete delle dritte, cioè andando dritto dalla stazione gira a sinistra e c'è il bellissimo graffito che ha realizzato Jorit per Nas, e quello, ragazzi, proprio bisogna andare, perché Jorit che celebra Nas per me è proprio una congiunzione astrale bellissima. Poi addirittura una volta che ero andato lì a fotografarlo, lì è la zona ghetto, quindi state attenti, ma avevano chiesto perché stai fotografando Jorit che ha fatto Nas, e fa, chi sono? Jorit. Ma sai che dentro dietro quel muro c'è un mini market, sì, sono gli spacciatori. Ecco, bravo, io la sera dietro quel muro c'era sta tipa in astinenza, penso da crack o da metanfetamine, che cercava insomma di svoltare in cambio di servizi sessuali, è stata sbattuta fuori dal, quindi ha una storia anche per me quel cioè te sei entrato lì dentro a prendere delle cose? Sì. Ma perché? Sì. Avevo sete, era vabbè, ma cioè nel posto peggiore di New York, a New York vendono bibite dappertutto. Ma vai tranquillo, io sono stato in mezzo a una sparatoria quando sono nato vicino quando sono andato con i Greedy Mistress, anzi due sparatorie, quindi ragazzi se andate lì fate la foto, ma non fermatevi a prendere da bere, non andate a prendere le bibite lì che c'è la signora che rompe il cazzo. No, no ragazzi, è proprio l'ultimo posto in cui entrare al mondo. E tra l'altro, curiosità, la prima volta che mi sono sentito in minoranza, cioè capisco invece la situazione contraria che è brutta, capisco come è brutto. Sì, cioè, vabbè, no, in realtà è stata una situazione assolutamente tranquilla, non mi ha mai rotto. Non ti succede niente lì, a parte gli scherzi, è loschissimo, però se vai per l'autostrada non ti succede niente. Esattamente. Finisco la parentesi pop e poi passiamo all'ultimo filone, dai, sennò... Taglientissimi testi che non sono tutti tuoi, ma penso che ci sia anche lo zampino di chi rappava. Cioè, e quindi, vabbè, c'è sempre questo discorso
del prendere per il culo chi parla di strada e in realtà... Ah, sì, sì, quello... Quella è uno dei tuoi, come dire... Cavalli di battaglia. Beh, dai, fa ridere. Però fatto bene, cioè, non... Dai, fa ridere la cosa che sei di... Cioè, nel senso, per quanto puoi vivere in una realtà così, però, cioè, far sembrare che sei in un ghetto del Sudafrica o delle, certo. di Chicago, di Detroit... insomma, no, ma siamo d'accordo, sfondi una porta aperta. E questi discorsi li faccio a mio figlio che quando arriva con i testi di questa gente gli dico: guarda che, cioè, non sta dicendo niente di speciale, è così. Comunque non ringrazio mai chi si iscrive al canale, ma vorrei ringraziare chi si è iscritto Panino al Salmone, solo perché il suo nick mi fa ride, quindi grazie Panino al Salmone. Allora. È un bel nick, grazie Panino al Salmone. Facciamo rapidamente la parentesi Cripple e poi facciamo il gran finale, cioè Cripple, la parentesi FOD e poi facciamo il gran finale magari con due dischi. Allora, com'è che è iniziata la storia FOD, visto che è una collaborazione che, cazzo, che ti ha portato a lavorare su cose grandiose, dagli social, cioè cose più grandi. Rimetti Franz, per piacere. Io ne ho pescati un po' a caso, perché ce n'ho 50.000, però... Cioè, a social, Human Gas, questo ne avevamo parlato con Giulione. Con Giulio. Con Giulio, poi una delle ultime cose è questo. Oh, bello quello. Raga, il periodo natalizio, di Discharge. Una volta esce fuori con il live dei Discharge. Cioè, come funziona con Giulio? Lui arriva con la demo, la cassettina e ti dice dobbiamo fare questo? Come funziona? Ah, no, beh, lì è una cosa ben consolidata, è strutturata, vabbè, E prima partiamo di com'è nata e poi di com'è È nata che ci conoscevamo di vista, poi un amico mi ha detto che cercava una persona affidabile perché stava iniziando questa cosa da ingranare in modo un po' più professionale e tutto. Tra l'altro aveva bisogno per delle robe ai tempi dei Cripple, quindi è nato che è venuto per il disco di cover dei Cripple, abbiamo fatto delle parti qua da me. E, Frammenti di vita, bellissimo. Frammenti di vita. E poi in quel periodo appunto mi ha raccontato, stavano uscendo i due CD dei Wehrmacht, la prima edizione, erano in corso d'opera, la prima edizione, quella su CD Digipack, che poi è uscita un'altra che invece ho fatto io, quella su vinile, che è stata rifatta e risistemata. Io quella in CD. Ecco, la prima, quella è stata la prima cosa, ci sono arrivato in corso d'opera, nel senso che doveva aggiungere delle cose, dei live, delle robe, aveva bisogno in poco tempo, un buon lavoro, ho detto, senti, proviamo, io ho fatto questo lavoro, poi, non so, c'era 4-5 lavori che aveva lì in ballo, adesso non ricordo, era tipo il numero 15 FOD, il numero 20, adesso non ricordo, comunque un numero molto basso, e adesso cosa siamo, quasi a 300, credo, quasi non tutti. Ti annoi? Non ti sei ancora annoiato? No, zero. Poi vabbè, c'è questa amicizia con Giulio che dura ormai 2010, che ci sentiamo praticamente tutti i giorni, quindi cioè, E tu sai già cosa ti capita, ogni tanto ti sorprende, cioè come volevo sapere, no, allora... lui arriva con sta cassettina e ti dice tiriamo fuori qualcosa da qua. No, lui di solito, allora, innanzitutto le cose delle cassette si è strutturato che ha un sistema anche lui, che a casa, tutto serio, in cui inizia a fare la cernita del materiale, va a scandagliare quello che è, diciamo, fa una prima setacciata generale, e da lì poi mi manda... Però, no, sorpresa no, perché... Cioè, mi sorprende nel senso che quando mi dice la cosa, dico, ah, figata anche questa cosa qua, adesso facciamo. Però so tutto, diciamo, fase per fase, essendo comunque un rapporto appunto di amicizia, così, magari mi dice, guarda che domani becco questo... Ah, ok, poi fammi sapere come va,
mi manda magari una foto, una cazzata, un aneddoto, una cosa. Quindi diciamo che io sono già preparato alle varie cose. Abitate distanti? Sì, sì. Lui è di Alessandria. Quindi lui, tra l'altro, considera che lavoro per lui una volta alla settimana, che gestisco proprio, il giorno alla settimana Ford Records, e mi occupo proprio delle uscite. Tra l'altro si è instaurato questo rapporto di fiducia completo, quindi anche quelle poche uscite che non gestisco io, comunque mi manda il materiale, fai una controllata finale. Se c'è il mio ok finale dalla parte audio, c'è, diciamo che lui ha imparato. In realtà si è fidato quasi subito di me, non so, c'è stato un rapporto di fiducia, lo stesso modo di... Siamo molto diversi come persone, ma molto simili a livello di lavorativo, nel senso che... Cioè, siamo due treni, andiamo dritti al punto, senza star dietro a minchiate cose. E quindi è tanta quantità di qualità, e questa cosa è ogni settimana si fa... Ciao! E si fa questa sessione. Allora, c'è... In questo periodo non molto, ma ci sono dei periodi in cui lui viene tutte le settimane, comunque si fa la sua bella vasca e viene qua e si fa queste ore con me. Di solito lascia la parte, diciamo, quella più tecnica, la faccio poi io, la parte più, diciamo, di compilazione del materiale, magari lo vediamo insieme, e quindi poi vabbè. Diciamo che è anche una scusa per farci un pranzo insieme, passare delle ore insieme. Quindi, nonostante la distanza, poi lo sgrido se non viene. Quindi quello domanda un po' Sandra, prima del gran finale: quanto è alienante e allo stesso modo vario il lavoro di stare in studio? Perché tu fondamentalmente sei sempre lì, però tanta gente ti gravita, cioè, e rimanendo nello stesso posto vedi tante persone che ti gravitano, quindi come si calibra un lavoro che sei sempre lì, ti arriva però sempre gente nuova, quindi in qualche modo rimane anche stimolante pur rimanendo fermo? Allora, ci sono, non le ho contate, però un po' di situazioni per gestire la cosa. Innanzitutto considera che, sapendo che non esiste... Drogarsi. Che capiti no. Malissimo, perché io... Ne ho parlato prima. È effettivamente molto facilmente alienante come cosa, perché vabbè, sei comunque... Non hai una settimana vera, nel senso che te la gestisci poi come vuoi, però effettivamente... Considera che sabato e la domenica la notte. Io quella cosa io non lavorando live non faccio, ormai ho deciso di lavorare dalle 10 di mattina fino alle 7 o alle 8 di sera. E poi stacchi comunque. E poi stacco. E soprattutto il fatto buono. Di non vivere più qua di fianco, perché devi tornare a casa, quindi e quello è buono. Sì. È buono perché c'era un periodo che me lo sono cercato io, nessuno mi ha puntato la pistola addosso, anzi, e lo rifarei tornando indietro, adesso un po' meno, perché vabbè, ho bisogno un po' di staccare, però perdi un po' la cognizione del tempo libero. Rimando al libro The Bad Religion, quando Brett Gurewitz racconta che passava tutte le notti in studio a pippare e lavorare. C'è da dire che c'è una grande cosa la mattina quando ti svegli, comunque stai andando a fare il lavoro che ti piace. Questo, vabbè, ovviamente è una bella spinta. È un lavoro che ho cercato, che ho voluto da sempre, cioè, perché ve l'ho detto, 17 anni ho iniziato e già c'avevo in testa quella cosa, quindi non è una roba che è arrivata per caso, cioè l'ho voluta. E sì, la cosa, cioè, di darsi comunque... Poi, essendo la tua attività, comunque sai, come tutti quelli che fanno la propria attività, stacchi, ma il cervello comunque rimane sempre un po' così. Però sì, il fatto di crearsi comunque un muro netto, dire chiudo quest'ora e basta, non mi porto il lavoro a casa, perché sennò diventa... Però vabbè, sì, poi il fatto che io comunque svolga tutte e tre le mansioni, cioè quella di registrare, di mixare, di masterizzare, che non è necessariamente... per tutti, c'è chi fa solo mastering, chi si specializza solo in mixaggio, chi fa anche live, ognuno, io faccio quelle, le tre fasi del disco, diciamo.
mi permette di dire appunto, cioè tipo, oggi stavo mixando hardcore, domani faccio mastering di un'altra roba, quindi mi stacca anche un po' questa cosa. E poi vabbè, questo ad esempio, ho fatto esempio concreto, quest'estate ho lavorato tipo un mese e mezzo senza mai avere gente a registrare. È stato una specie di record, ho registrato, ho mixato e masterizzato. Io mixo quasi sempre da solo, non in presenza, perché ho scoperto negli anni che è molto più produttiva come cosa. Perché poi mandi la band ti fa la lista su quelle cose. Per due motivi. Uno, tu stai ascoltando da un ascolto che è il mio e sono abituato io a sentire così. Solitamente dove lo ascolti il disco? O nelle cuffie o nel computer di casa o nelle casse della macchina, per dire. E quindi hai un ascolto sfalsato. Comunque, tra l'altro, i monitor dello studio tendono ad avere dei dettagli che un ascolto invece da stereo non ci sono. E quindi già quello è fuorviante. In più avere diversi pareri al momento di getto, di istinto, dire al batterista che ti dice sento poco la rullante. Sì, dopo ognuno tira il suo mulino come al solito. Sì. E quindi diventa controproducente come cosa. Invece se lo mandi, poi hai la possibilità di digerire la cosa, poi ti mandano una bella lista della spesa, si risolve. Sì. E il mix e il master è cambiato col fatto che i dischi adesso li ascoltiamo qua... Allora, il mix, cioè, non... tu ascolti qualcosa. Sì, però tu vai il master più che altro. Si ascolti la cosa in maniera ottimale con tutto il tuo impianto per poi sapere che lo ascolti qua. Un bel grafico con un mixer gigante che finisce in una cosa così. Bene che vada uno Alexa con una cassa attaccata, ma lì proprio stiamo parlando di Bezos che forse ce l'ha. Guarda, io ho queste casse qua da 15 euro su cui ascolto anche il mix e funzionano. No, in realtà il vero cambiamento netto c'è stato con la loudness war, quella cosa di spingere, con i CD su, che si è spinto su. In realtà in questi anni c'è da dire che, perché la vera differenza è quella. Poi vabbè, c'è il discorso dei bassi anche, diciamo, senza andare nel tecnico, però... Se uno ascolta sulle casse del computer non sentirà le basse, per forza di cosa, una questione fisica, se c'è delle casse da un centimetro non hai... Certo. Quindi si tende a spingere in altre frequenze per far sentire quello che non si sente in basso, ma è una regola che in realtà c'è sempre stata, cioè se si vuole la si applica. Il vero spartiacque è stata la cosa del volume, che poi in realtà adesso con tipo Spotify, YouTube, così, in realtà c'è il controllo quello della... Sì. Della sì. Come si dice? Dell'outness proprio, che cerca di parificare un disco vecchio con un disco nuovo. Poi, detto così, nel senso... non ha senso fare il mastering... con mega escursione dinamica da audiofilo, se poi tanto deve andare sia su CD che su... E poi se uno disattiva quella funzione, poi dice, questo perché tanto ormai è, se il disco suona tanto, suona figo, se suona poco, suona di merda. Detto un ascoltatore, diciamo, rapido, così, me lo capisco, nel senso, sembra più figo quando ascolti a manetta. Quindi il vero spartiacque è stato quello, la cosa del sentire su una... Cioè, nel senso, se pensi ai boombox degli anni 80, per tornare alla roba del rap, così, è vero, avevi dei super bassi che si finivano una foresta di pile in due giorni per farlo, sì. Però... No. Il mondo sta andando a puttane in questo momento per le batterie di che cazzo di boombox. Cognatevi, tanto suonavano di merda e stavo arrivando a questo. Comunque non pensare che fosse chissà quale cosa, nel senso, te l'ascoltavi con una cassetta che se tutto andava bene era in torsione il nastro perché ha fatto due stati sotto 40 gradi, quindi non è che sia cambiato poi, anzi forse adesso un cellulare così merdoso, cioè con le casse potenzialmente merdose, forse suona meglio di un boombox dell'87. Sì, basta forse. Dire che le cose nel passato erano meglio, ogni anno va meglio dell'anno prima. Ma no, bisogna relativizzare questa cosa del stavamo meglio prima, non lo so, sì. dipende dai punti di vista, cioè...
suonano meglio i dischi adesso? Boh, ad esempio stanno uscendo tante edizioni fighe su vinile. Si è imparato a fare loudness comunque in un modo, cioè negli più... anni, all'inizio degli anni 2000 non si sapeva realmente come ottenere quella botta, che è un insieme di compressione, quindi limare le dinamiche, distorcere e tirare su. È come quando suoni, per farla semplice, come quando suoni con un ampli pulito, hai un... la chitarra è una dinamica, inizia a tirare su la distorsione, senti tutto più potente. Poi lasciamo stare il fatto che sia stato accettato come un suono piacevole, valido, quello della distorsione, però è un errore il fatto che viene su, è nato da un errore. E a grandi linee il discorso della dinamica sui dischi è la stessa, cioè viene schiacciato. All'inizio non si sapeva come fare, effettivamente si ascoltano alcuni dischi, non so, del 99-2000, dici, figa. È un po' una merda sta roba, però adesso, vabbè, con tutti i sei mai forse distingue tutto, però ci sono lavori anche belli potenti che comunque... Abbiamo una domandona dalla chat, poi ce ne andiamo verso il finale, che io poi devo andare, però penso che l'argomento più attuale non ci sia, che ci fa Giacomo. L'amplificazione digitale che ho già preso, si sta parlando del Camper naturalmente, è cambiata molto l'approcciarsi alla registrazione anche per uno studio. Quanta differenza nel bene e nel male? Quindi domanda schietta sul Camper senza nominarlo, fondamentalmente fatto. Ma se funziona va bene, io dico questo, cioè nel senso io ho provato a registrare delle robe con un amplificatore da 20 euro, una chitarra da 30, e suonava meglio di, in quella data occasione, di un ampli da 2000 euro e una chitarra da 3000 euro. E cosa ottieni? Ottieni che funziona in quella cosa, funziona. Il Camper è comodo, si usa anche in studio. Io ad oggi non l'ho ancora usato, forse una volta, sì. Okay. Ce ne eravamo accorti dalla domanda. Era per girare intorno per legittimare la sua scelta. No, fai bene, fai bene. Io dico sempre, se ti trovi bene funziona. C'è da dire anche lo stesso discorso per i plugin. Ci sono dei plugin per il mio lavoro che funzionano bene, suonano diversi rispetto all'originale esterno. Che cazzo me ne frega, funzionano bene, ok, cioè... Pensando invece al meme, quello del 1990, una testata da 200 watt non credo sia abbastanza, 2020 ho la testata da 15, non è che fosse un po' troppo? Adesso siamo in questo paradosso, dici? Sì, dai, l'amplificazione è cambiata. Una volta dovevi avere la testata da 100, adesso tutti con le micro, le mini, è vero, hai ragione, micro, sì. Che così non rompi il cazzo a nessuno, attacchi, ti attacchi direttamente. Oh, sì. A me piace. Guarda, i bassisti che c'è figata quando arrivi e vai, arrivi, dov'è? Sansamp, cioè dai. Guarda, io ti dico, da parte mia, penso di aver registrato 5 dischi con la DI, quindi suono diretto di basso. Uso sempre l'amplificatore, e quando uso i valvolari, ma anche i transistor, tendo a far distorcere anche i coni se ho bisogno, quindi a tirar su tanto, perché credo che il suono di un amplificatore sia dato da un insieme di cose, tra cui anche la distorsione del cono, e quindi io lo tiro. Quindi, vabbè, sono un po' di parte, però io ripeto, se funziona una... cioè, mi è capitato di dire, ma prova sta roba qua, e dicevo, minchia, ma sì, boh, nel senso, proviamola, figata, alzo le mani e dico facciamolo, nel senso, non come diceva Woody Allen, basta che funzioni. Dai, facciamo il gran finale con siamo andati veloci e quindi torniamo a oggi, torniamo agli ultimi lavori. Alla fine tu hai lavorato su, a parte gli Incudine che nell'hardcore comunque secondo me hanno avuto un ottimo successo, con un altro gruppo grande che gioia, è diventato il nostro, no? Che, cioè, se c'è adesso un gruppo che forse porta l'hardcore a livelli un filo più alti a livello di pubblico, stanno suonando sì. Come...
Sì, sì. Sì. Forse disco mostro. E quindi, niente, complimenti anche a te, perché complimenti a Carlame, complimenti a loro. E... abbiamo fatto la presentazione a distanza di tempo, è diventato un'altra band headliner, come per i Bull Brigade, gli ultimi tanti gruppi che sono passati qua, e oggi ci ritroviamo a una band headliner, e noi che eravamo lì e ve l'avevo detto! Prima, due anni fa! E io ve l'ho detto, lo dicevo già ancora prima, perché io ho sentito il primo demo del primo disco, perché Carlame me l'aveva mandato e fa, guarda che io voglio fare questa roba, perché io ho fatto tutti e tre i dischi loro, tu seguiti tutti e tre, dalla A alla Z, e sono molto felice di averlo fatto, sono, tra l'altro di recente ho lavorato anche con Carlame per pezzi suoi, che non posso ancora dire cosa sono, ma è roba sua, testi molto belli come sempre, che sono la sua particolarità, e... è bello che soprattutto anche questa cosa che non siano più il gruppo dei Carlame degli Scrooners. Esatto. No, adesso è l'identità proprio assolutamente. Sono il disco mostro, punto. Sì, che sì, questa sì, cosa sì. È stata un po' gioia e dolore iniziale del progetto, perché comunque doveva essere... cioè, nel senso, semplicemente perché è un'altra cosa, non per... assolutamente no, adesso vivono di luce propria, sì, assolutamente, soprattutto proprio. Questo terzo disco qua sì, è stato a livello, se ripetiamo tra virgolette, commerciale, il botto è arrivato qua, dai. Sì beh, è stato un bel lavoro, cioè è stato devo dire che è davvero bello lavorare con loro, cioè, sono quelle cose che se non avrebbe funzionato avrebbe girato il cazzo. Sta funzionando molto bene, ma se sì. Questo disco poi non funzionava dicevi che cazzo. Invece è bello perché... quello senti te Carlame che mi dice ecco te l'avevo detto che non andava bene così. No, comunque lui ha una fiducia incredibilmente quasi totale nelle mie... lì è bello perché si è instaurato questo equilibrio tra queste discussioni prima di scelte, diciamo, parte di batteria, parte di basso, soprattutto parte di chitarra, in cui si dice vogliamo questa direzione, arriva uno di loro e dice vogliamo l'esatto opposto, si crea una specie di caos ordinato e poi si va nella direzione giusta. Quindi, è la situazione ideale per fare un disco in maniera creativa. Quindi, cioè, sicuramente la loro parte, cioè, sanno già quello che è il disco, come lo vogliono. Però al tempo stesso ho quasi carta bianca su cioè, o meglio, ho in mente questa cosa, mi descrivono la roba a parole o a simboli e cose, e dico, ho pensato in questo modo, vi piace? No, è l'esatto opposto, figata, facciamo comunque, e sappiamo comunque cosa... dove andare a parare. Franz, questo è un discorso che di solito poi si facciamo quando siamo off camera, però i disco mostro sono gli off italiani? Io ci vedo molte cose in comune. Dai, con l'ultimo sì. Vero? Anche un percorso un po' simile col membro che veniva dalla band particolare per poi staccarsi. Sì. È vero? Cioè, trovo molte analogie tra gli off e i disco mostro. L'altro belli anche dal vivo. Dal vivo sono un gruppone, perché hanno un tiro, cioè, lo dicevo prima, suonano, cioè, e quindi lo vedi, cioè, c'è poco da fare. Sì, sì. Dai, era questo il gran finale, dai, finiamo con il sorriso, il sorriso stampato tutti e tre. Una bella soddisfazione quella di Disco Mostro, sia per parte mia, sia per loro, comunque, poi sai, c'è un rapporto anche che va oltre a solo, gli ho fatto il disco. Quindi, vabbè, è una cosa in più, non da poco. Benissimo! Carlo, grazie mille per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Stavo leggendo un po' le robe di fianco che mi ero perso. Disco mostro. E allora, noi ci vediamo domani che c'è DJ Lappa, non so se sarà qua in presenza o se l'influenza, comunque il collegamento che abita qua in fondo alla strada, mentre giovedì ci saranno Scalpo e Iena per lo split. Dopodiché, la settimana dopo, che io in teoria dovevo essere a fare la spedizione per la Via degli Dei, è saltata, quindi nasceranno delle live volentieri. Quindi è una settimana... e vergine bianca, qualcosa metterò sicuramente. Ragazzi, è stato un piacere, grazie mille Franz, grazie mille Carlo, ci becchiamo domani sera qua live, bella, ciao a tutti, ciao.